sono appunto di nuovo arte visiva, arte culinaria, scrittura, musica, scrittura, musica, scrittura. Quindi abbiamo tre scrittori, due compositori, arte culinaria e arte visiva. Bene. Diverso dall'anno scorso. Sì, sì, sì. Sono arrivati a questo. E lei la pallucella. E la pallucella. Che già avete preso contatti con... Sì, già. Ha annunciato questo... You started today, molto mi ha chiesto, ha annunciato ieri a lavorare alla Sicilia, forse sì, non certo non a lavorare sì, nel sì, va bene, così ad apprendere e sì, vedere cosa... Lei lavora in un ristorante molto conosciuto in Unione, di un fuoco... He's not really Italian, in America, I'm talking about auto. Sì, so, no, I don't take a picture here. So, it's un po' americano. E come sono dislocati? Allora, abbiamo affittato 4 appartamenti, 3 artisti condividono un appartamento e gli altri 4 sono in modo locale. Per il lavoro volevo capire, non siamo in chi c'è? E nessuno, non siamo, siamo una sala, purtroppo la montiamo, siamo sul secondo piano, purtroppo non è agibile, e quindi forse si farà qualcosa nella sala multimediale, ma non c'è nessuno. Salvo Caligiore, Caligiore. Oggi abbiamo fatto un giro per il castello, per poter andare al museo Antonio Lucello, e stiamo facendo dei vari spazi, e parliamo di progetti, e adesso vediamo appunto dove vogliamo lavorare, appunto la Sicilia Cortina, la biblioteca, e stiamo facendo conoscere la città così possono vedere spazi dove poter lavorare. Va bene. Lo dici nel mio inglese, benvenuti a Palazzolo, per noi è un piacere avere la seconda edizione del progetto, perché in qualche modo è una conferma di quanto ha fatto nell'anno precedente, ma soprattutto è un piacere aprire il paese, diciamo così, ad artisti provenienti. Weaknesses of Palazzo Rebello through your eyes, it could be a fresh approach to the city. So I'd like to talk to you, you mentioned at the end.
however, as in Palazzo, no? And see what your feedback and impression of the town sì, is. Importante. E l'altro aspetto è che non è che noi ne vogliamo guardare solo per cosa ne posso dire, tramite i loro occhi e soprattutto tramite il loro impatto con la realtà vorremmo capire anche quali sono le cose che non vanno e che cosa potrei a questo punto in modo tale da capire cosa poter fare per migliorare il sito dal punto di vista dell'accoglienza turistica. So of course it is not talking just about you know compliments beautiful town and you like to get also critical feedback about what you think is could be good for this kind of town to improve it. E chiaramente una permanenza ma ci saranno un'occasione poi quando la Cina incontreremo e questo aspetto diciamo delle loro impressioni sul sito ma anche da quelle negative per noi non sono importanti perché possono essere una conferma di quello che noi ci accorgiamo ma possono anche esserci delle cose che noi che vediamo qui ne siamo cresciuti magari non ci accorgiamo, è proprio dell'ospitalità turistica. Ok, so it's stressing again, it's important that if you have some ideas about what is missing in Palazzo or what is not working properly, just bring it up, don't be afraid, because it's really eager to hear from you as cultural travelers what the town might need. Beh, poi questa sera glielo dici che ci sì, infatti, di degustazione di prodotti tipici di musica. La prossima domenica, quindi non questa, non tra due giorni, non domenica prossima, ancora. Basta, diciamo che ci sono dei cicloturisti, più che altro c'è un trofeo, il trofeo di Pantalica. Quindi, oh, ciclisti? Sì, sì. Oh. 300 ciclisti passeranno da qui, partono un'altra parte del cielo, è un tour che vanno. Di un tour che collega tutto il comprensorio interno, quindi la zona. Quindi tramite questo tour e i 5 stelle. No, e poi poi sarà a Solarino, se non ricordo. Qui basta, quello che attraverso tutto il paese. Quindi entrano da sotto per arrivare al sito archeologico e poi andare verso l'uscita. Ok, so you just reminding us about tonight and the coming night because you're gonna try different specialities from the Ivrea region and all its own meat base. And then it's saying next Sunday, not this Sunday, but next Sunday, there's a very famous tour, like cycling tour, going through Palazzolo. So they're not going to stop, but you're going to see 300 cyclists going fast from down the bottom up into Sunday. Con un evento che è frutto della nostra tradizione, anche del nostro modo di vivere e alcuni momenti. La festa della Dolorata è la terza domenica di settembre, quindi sarà il momento. Sì. So the third week of the third Sunday of September is when this Dolorata celebration is also so nice and don't be scared of the sounds. Saranno anche dei pochi d'artifici, però quest'anno pochi. Sono qui fino al 30.
in tutto il mese di settembre. Va bene, buona permanenza e buon lavoro. Grazie. Enjoy your stay and good morning. Avremo